Bentrovati cari amici con Padre Pio nella mia vita. Oggi un appuntamento speciale perché molti di voi, come ben sanno, il martedì è dedicato a Padre Pio nel mondo, ovvero alle testimonianze che raccogliamo di devozione di San Pio da Pietrelcina e attraverso anche le vostre testimonianze che ci chiamate con Padre Carlo Laborde. Ma in queste settimane, ecco, non sarà con noi Padre Carlo perché è fuori, quindi avremo modo realizzare degli appuntamenti speciali con Padre Pio nella mia vita. Padre Pio nella mia vita che di solito vi accompagna il sabato, ma quest'oggi con un appuntamento speciale vi racconteremo le storie, le vostre storie, ecco le storie, tante storie di devozione, non solo, ma storie anche di coloro che hanno conosciuto Padre Pio da Pietrelcina. Quest'oggi avremo modo di approfondire la storia di un sacerdote, Don Probo Vaccarini. Don Probo è nato a Rimini nel 1919, zona dell'Arco d'Augusto che è stata terra delle sue scorribande giovanili, ci racconta la prefazione di un testo che è stato scritto da lui che raccoglie un po' tutte le sue testimonianze. Poco dopo essere stato assunto dalle ferrovie statali fu chiamato alle armi e partì già nel settembre del 1942 con la spedizione in Russia. Pur con stenti atroci riesce a ritornare a casa appena in tempo per assistere la mamma morente. Dopo aver migliorato sensibilmente la sua posizione economica e sociale, infatti nel frattempo diventò geometra, si trovò con una grossa crisi spirituale. Consigliato da un amico di incontrare questo frate cappuccino del Gargano, Padre Pio da Pietrelcina. Lo incontra, incontra Padre Pio. L'incontro segnerà poi tutta la sua vita. A 33 anni si sposa con Anna Maria Vannucci. Da questo matrimonio sono nati 7 figli, o meglio, 4 figli e 3 figlie. 3 dei 4 sono diventati sacerdoti. Dopo la morte della moglie, Don Probo è diventato prima accolito, poi diacono nella chiesa riminese. L'esperienza di diaconato in una parrocchia della periferia di Rimini, a San Martino in Venti, ha fatto poi scattare la molla per la realizzazione di un suo vecchio sogno. L'8 maggio, Monsignor Giovanni Locatelli lo ordinava presbitero della chiesa riminese ed ora segue la stessa parrocchia di San Martino, che salutiamo, San Martino in Venti, in provincia di Rimini. Salutiamo Don Probo Vaccarini e salutiamo anche i tanti amici della parrocchia e allo stesso tempo anche Carlo Paci che ha raccolto per noi una videotestimonianza che vogliamo ascoltare. Il suo racconto straordinario, ecco come è nata questa sua crisi, chi era prima Probo, chi è stato e allo stesso tempo cosa poi è diventato. Ce lo racconta proprio lui attraverso questa videotestimonianza raccolta dal nostro caro Carlo Paci e che ringraziamo caramente. Allora ascoltiamolo, Don Probo. Ero un giovane abbastanza sereno, avevo passato la guerra in fronte, avevo avuto tante peripezie, sono stato anche in Russia a combattere, avevo avuto tante peripezie. E allora finalmente era pace, sono tornato a casa, tutto è andato bene, i miei no, bombardamenti a Rimini, la casa ha avuto poco danni, quindi tutto, ero contento di tutto quello che era venuto. E mentre si parlava così delle nostre vicende, perché dopo la guerra tu qua di là, un mio amico che lo vedevo sempre triste, malinconico, non ero mai, era sempre scontento, eppure lo vedevamo che stava bene, non c'era niente di particolare, ma era sempre così triste. Ma lo trovo così sereno, un volto disinvolto, sorridente. Sono rimasto un pochino stupito e gli ho chiesto, ma dimmi un po', cosa è successo a te? Che sei così cambiato oggi? Cosa hai avuto? Hai vinto la lotteria di Merano? E lui dice, no, che lotteria. Sono stato da un frate che mi ha detto delle belle cose, mi ha mandato via con tanta serenità.
come tu di un frate che faccio fatica a andare alla messa la domenica, sei andato giù da un frate Poggio, e io scherzavo, dico, no, no. E poi vennero così e mi dico, qualcosa ti ha fatto? E mi ha detto delle cose, che come devo comportarmi, che devo star sereno, di qua di là. E sono venuto via con una pace, adesso sono tranquillo e cerco di mettere in atto quello che lui mi ha indicato. E così il padre Pio, sentendo questo, ho detto subito, oggi picca, siccome ero sempre scontento, ci vado subito. E il giorno dopo sono partito la mattina presto, così sono andato subito a Foggia. E sono arrivato lì, a Foggia, e non c'era niente da prendere, non c'era né vettura, San Giovanni Rotondo, mi hanno detto questo peso, San Giovanni Rotondo. E vado giù e dico, osta da Padre Pio, ma cosa ti ha detto? Cosa ti ha detto? Parlavamo in diretta, cosa ti ha detto? Ah, mi ha detto che, così, mi ha dato delle parole, che mi ha dato talmente serenità, mi ha dato tanta serenità, adesso sono tranquillo e cerco di fare quello che lui mi ha suggerito. Osta, dico, cosa? Allora domani ci vado anch'io, ho detto. E infatti il giorno dopo sono partito, la mattina presto e sono andato a Foggia. E allora non c'era il corriere per San Giovanni Rotondo. Ho preso, dico, come faccio? Dico. Prendo, e allora è San Giovanni Rotondo, sì. E Dio si ferma, ti fermi a Foggia. Dopo Foggia prendo un tasso e poi vai su e lui riceve la mattina, vai su, prendi qualche giorno. E di fatto ho preso il tasso. La mattina dopo mi sono alzato, via, ho preso il tasso, sono andato giù in stazione, e in stazione sono arrivato a Foggia ho preso il mio, di notte sono partito perché sono faceva tardi, e la mattina ho preso un tasso e sono uscito a Padre Pio, e quando arrivo là, volevo confessarmi, e mi hanno detto, bisogna prenotarsi, come prenotarsi? Per confessarsi e prenotare, sono qui, no, bisogna prenotarsi perché... Allora mi sono prenotato e il giorno dopo mi sono confessato, perché lo so che faccio presto, non c'era molta confusione, era all'inizio. Allora vado su e vado al padre Pio, aspetto lì, aspetto mentre stavo in piedi, l'altro confessava, io stavo in piedi dietro, poco distante, e ho fatto segno che devo stare un po' più distante, c'era sentito la confessione. E dopo, appena lui è andato via, sono entrato, e mi sono messo in ginocchio e così ho fatto. Io ho detto, Padre Pio, io vengo da Rimini, che cosa hai fatto? Gli ho detto che i peccati che non erano, per me non erano gravi, e lui fa, appena ho iniziato, fa, e vattene! E come vattene? E sono venuto a confessarmi. Non è che avessi fatto dei gran peccati, cose abbastanza leggere. E vattene, se no mi sono confessato prima. E vattene, e come vattene? Ma io sono venuto qui, ho detto vattene. E io l'ho guardato, mi sono alzato. E dico, ma cos'è sto vattene? Sono venuto a confessarmi e mi diceva, ho detto vattene. E allora sono andato via. Al primo treno sono tornato a casa e mia mamma mi ha chiesto come è andata. Dio madre, che povero contadino, mi ero detto sì, mi ha salvato. Ma cosa ti ha detto? Dico, ma ti ha detto, ma vattene, non ho nemmeno sentito, nemmeno i peccati che ho fatto, almeno se mi fosse confessato. E dopo mi sono rimasto sempre male. Prima ero che scherzavo, dicevo. Ma mi ha lasciato un'angoscia. E dopo 40 giorni, insomma, io questa angoscia non la voglio più dire. E io voglio ritornare, voglio mettere a posto questa situazione. E prendo e ritorno da Padre Pio. Vado giù, mi prenoto. Allora prima non si prenotava quando sono andato la prima volta. Dopo ho cominciato subito la presentazione. Mi sono prenotato, ho aspettato un giorno o due. È arrivato il mio turno e l'ho avvicinato. E gli ho detto, padre, e io sono venuto a confessarmi, l'altra volta mi ha mandato via, se ti ho mandato via, ti ho mandato via. E così hai fatto?
E gli ho detto questo, quest'altro, e quello che potevo dirgli. E lui mi ha ascoltato, sempre con un bulbo, e vai, e vattene. E dico, ma è la soluzione, non me la dà? E dico, e vattene, e vieni un'altra volta. E come un'altra volta? E mi chiesto qui, ho detto vattene. E dopo sono andato, e sono ritornato ancora. Ormai aveva già cominciato il dialogo, e dopo mi ci ho confessato, mi ha detto lui che doveva fare, la confessione successiva, perché mica era facile, la confessione successiva, e poi e mi ha detto cerca di fare un buon figliolo, guarda, mi ha dato i suoi suggerimenti, io sono venuto a casa, e lì, però, non è che sono venuto a casa così, l'avevo sempre in mente, aveva sempre quell'angoscia, ma quando ho donato non aveva fatto granché di peccati, peccati semplici. Non avevo pace, non avevo pace. E lui mi ha detto, e stai, e torno fra 40 giorni. È passato 40 giorni, sono tornato, e lì dopo mi ha trattato con più dolcezza, mi ha detto, fai questo, quest'altro, mi ha chiesto lo serve la famiglia, una cosa e un'altra. E così è cominciato i primi dialoghi con lui. Ma poi dopo l'ho sognato e vieni giù, perché non andavo, e dico, ma parlare, e non andavo giù, dice, e vieni giù, che devo parlarti. Ostia, mi sono svegliato, e dico, allora devo andare giù. E preso, sono andato giù. Allora mi ha confessato, mi ha dato tutto quello che doveva fare, sbrigati da sposarti perché aveva mai 30 anni ancora, era singolo. E così ho cominciato da giù e ho visto che mi ha dato una penitenza. Agli altri dava due o tre Marie, non so più. A me mi ha dato un mese di penitenza. Ma un mese, ma cosa ho fatto? Un mese di penitenza. Allora tutti i giorni, questo mese, dovevo andare lì vicino a Santa Chiara, cioè alla piazza lì, vicino a Cavour, c'è pure qualche idea. E allora andavo lì, da sacerdote, sono andato lì a confessarmi, lì per un mese, e poi per un mese. Mi confesso, mi guardava, questo qui, rimane un po' stupito anche il sacerdote di quello che era venuto. E così mi sono confessato, dopo che lui mi ha assolto, questo sacerdote, mi ha assolto subito, che avessi fatto granché. E poi ritorno, ora mi guarda e mi dice, vabbè, e ti sono confessato, sì, hai fatto la penitenza, sì, ho fatto la penitenza, e cos'hai da dirmi? E dopo mi ha trattato con politicità, e di lì mi ha chiesto di come doveva fare, qua e là, e mi ha dato dei consigli. Mi ha fatto capire che dovevo formare una famiglia, con poche parole, che stavo tanto. E allora io sono stato contento, mi ha dato la soluzione, quello che io aspettavo. Agli altri gli dava un due o tre marie, una cosa o un'altra. E io, un mese, ma che cosa ho fatto? Cosa ho fatto mai? Però mi ha dato quelle, e fai per un mese questo penitenza. Ma io, un mese? Sì, un mese. La farò, ma io non mi apprendevo. Ho fatto un mese di penitenza, poi sono ritornato di nuovo da lui e dopo abbiamo cominciato un percorso regolare e dopo mi ha detto che dovevo sposarmi, dovevo formare famiglia, dopo mi diceva tutto quello che dovevo fare, anche se sempre un modo un po' brusco. E così di lì dopo mi sono sposato, gli ho detto papà, adesso questo, ho portato anche la fidanzata. E dopo abbiamo cominciato a avere questa comunione, e dopo mi dice tutto quello che devo fare, i figli, e avevo una famiglia numerosa, e di fatto ho avuto 7 figli, insomma, non sono tanti, ma non mica sono tanti 7 figli. Anzi, erano 8, dopo c'è stato un aborto. Comunque è così, sono andato avanti così, e quando andavo giù, dopo ero di confessione regolare, dicevo come devo fare, ma era sempre un po' brusco, come gli altri ridevano, come era, comunque dopo alla fine ci siamo un pochino ammortizzati.
E dopo mi sono, dopo ho portato io, mi sono sposato, laggiù, e laggiù mi ha detto che mi sposava lui, mi ha detto adesso vuole sposarmi da Padre Pio, Padre Pio invece non è stato possibile, mi dovevo sposare di qua, di là, sono andato in una cittadina lì vicino, mi sono sposato laggiù, ho fatto da solo. E dopo, però dopo sono andato sempre, andavo sempre giù con mia moglie, con i figli, e stavo dei mesi, il mese di licenza che mi davano in ferrovia, l'ho passato tutto il giorno, per tutta una volta, stavo un mese con i figli qua là, e avevo questa comunione con lui, insomma, mi confessavo due o tre volte in quel mese, quando c'era possibilità, perché... E così mi ha indicato la moglie, mi ha indicato dei figli, una famiglia numerosa, e poi mi diceva quelle solite le cose che potevo farmi migliorare nella vita spirituale. E allora, poi quando mi ha confessato, il padre ha incontrato una ragazza qua, io penso, e sbrigati, perché avevo più di 30 anni, avevo circa 30 anni, e sbrigati. E beh, allora, mi sono sbrigato, poi sono andato giù con lei, e allora lui ci ha benedetto tutti e due, a me e lei, però a lei gli ha fatto un sorriso, allora, a me un po' più brusco è stato, ho visto che l'ha accolta lei con molta, con più gentilezza. E così cioè, ci siamo sposati. Laggiù non ci sono sposato perché dovevo fare questo e quest'altro, poi ho sposato anche il genere vicino e dopo tutti gli anni andavo con la famiglia. Dopo quando aveva 5-6 figli, facevo una fila, inferneva, dice, dove era la scuola lei? Ma aveva preso solo un maestro. E dice, no, io non mica faccio scuola, io sono in ferrovia, sono tutto qui da Padre Pio. Ma tutti quei bambini, e così. Perché mi hanno detto che una famiglia santa e numerosa, allora numerosa, santa e numerosa, dipende anche da me, così. Mia moglie ha accettato tutto quanto, non è che, e così abbiamo formato questa famiglia. Dai quali dopo i quattro i maschi sono tutti sacerdoti. E dopo l'ultimo ci è confessato dopo, perché era ancora piccolo, e dopo che lui l'ha assolto, lui gli ha fatto tante carenze, lui l'ha trattato molto bene. Difatti si è sempre comportato come gli altri, ma meglio degli altri. Anche non posso lamentarmi, i miei figli, ma lui è stato quello che era il mio cocco. Ed è bello ascoltare attraverso questi piccoli aneddoti Don Probo Vaccarini, che abbiamo già avuto modo di ascoltare, ma che in questi suoi piccoli interventi, grazie a questa testimonianza registrata dal nostro Carlo Paci, ci va a raccontare, ecco, la bellezza della sua conversione, ecco, come Padre Pio ha un po', tra virgolette, sconvolto la sua vita, quell'incontro che ha segnato la sua vita, quel vattene ripetuto, e vattene, lo abbiamo ascoltato. Quanti Padre Pio ha rimandato a casa e quanti poi sono tornati convertiti, proprio perché Padre Pio voleva attraverso quel voler cacciare, tra virgolette, dal confessionale i suoi figli spirituali, era quasi fargli prendere coscienza della loro, dei loro errori, quindi rimetterli sulla retta via. E chissà quanti di voi vogliono raccontare la loro storia, potete farlo, cari amici, potete farlo a Padre Pio nella mia vita @teleradiopadrepio.it, oppure potete chiamarci allo 0882 41 83 80, la nostra Grazia Pia vi dirà come fare per raccontare la vostra storia. Ecco, settimana dopo settimana ci stiamo rimettendo in cammino, tante sono le testimonianze che dobbiamo raccontare, tante sono anche le testimonianze che dobbiamo insieme, ecco, anche attraverso l'ausilio dei vostri videomessaggi. Ecco, perché non inviare le vostre testimonianze anche attraverso il video? Potete chiamarci, potete mettervi in contatto con la redazione
con Padre Pio nella mia vita, @teleradiopadrepio.it, oppure vi ripeto 0882 41 83 80. La nostra Grazia Pia vi dice come fare per mettervi in contatto, come inviare i vostri video, come inviare le vostre testimonianze. Scriveteci anche un fax se potete, oppure inviateci una email. E qui, con questo testo di Don Provo, che a me piace, ecco, condividere con voi, racconta, ecco, quasi tutta la sua conversione. Fino all'ultimo racconto si ferma direttamente alla morte di San Pio da Pietrelcina, quello che accadde innanzitutto nel suo piccolo, nella sua famiglia, ma poi tra i tanti amici che erano qui a San Giovanni Rotondo. E allora fermiamoci un attimo, facciamo una piccolissima pausa, poi avremo modo di tornare nuovamente insieme e ascoltare la seconda parte di questa testimonianza.